Buongiorno a tutti, se mi sentite io preferisco parlare senza microfono. Che dite? Sentite? Ok, se no, se avete problemi me lo dite, lo riprendo. Allora, sì, io sono al coordinamento dei 40 sportelli che abbiamo e oltre qui in particolare a Roma, ma Lido, come già accennava il dottor Bianchi, in realtà è presente nelle scuole come istituto, è presente sul territorio da oltre 40 anni. Come lavoro nelle scuole sono più di 20 anni già che opera, quindi insomma con una certa esperienza. Oltre 24 progetti attuati, avete visto insomma l'elenco che vi ha mostrato il dottor Bianchi, 200 scuole su Roma e provincia, 400 sportelli intesi come sportelli per i ragazzi e sportelli per i genitori, perché questa è un po' una peculiarità del nostro modo di lavorare. Noi li separiamo, facciamo uno sportello per i genitori che in genere viene fatto in orario scolastico durante la mattinata e lo sportello per i genitori che viene fatto invece su appuntamento il pomeriggio. Questo perché? Perché in qualche modo il ragazzo si sente più tutelato, un ragazzo che sa che il proprio genitore può andare a parlare con lo psicologo con cui ha parlato lui, può in qualche modo non sentirsi libero, nonostante c'è il segreto professionale, tutta una serie di cose, è preferibile per lui sapere che eventualmente un'altra persona avrà il contatto con il proprio genitore, anche se necessario, perché non è detto che noi abbiamo il contatto con il genitore del ragazzo che viene allo sportello. Più spesso noi lavoriamo proprio con il ragazzo affinché se c'è una problematica che è necessario vedere ed affrontare, perché sia il ragazzo stesso a chiedere aiuto al proprio genitore, lo sosteniamo anche in questo passaggio, come anche e delle volte sono i ragazzi stessi, questo è un dato che inizialmente ci ha sorpreso, ma delle volte sono i ragazzi stessi a chiederci di aiutarli a parlare con i genitori, e questo è un punto su cui veramente vale la pena poi fare una riflessione. Io non mi soffermo perché poi le colleghe vi porteranno i casi più specifici e si affronteranno sicuramente anche questi temi. Oltre 40.000 questionari somministrati in questi anni, sono tantissimi, veramente tanti. Solo su Roma, in questi ultimi due anni, perché insomma immaginate era un po' troppo faticoso concentrarsi su tutto questo bagaglio, solo negli ultimi due anni noi abbiamo avuto a che fare con oltre 100 scuole, con gli interventi nelle classi, perché noi nello sportello d'ascolto raccogliamo anche questo, e lo sportello d'ascolto. Gli interventi delle classi generalmente vengono fatti su richiesta o degli insegnanti che magari appunto individuano nella classe qualche problematica vengono richieste dai ragazzi stessi che vengono allo sportello, perché magari sono essi stessi a rendersi conto che c'è qualche difficoltà o a volte c'è una situazione problematica. Faccio un esempio: una ragazza anoressica all'interno di un gruppo classe può creare difficoltà anche rispetto ai compagni che non sanno come rapportarsi a lei, non sanno come aiutarla. Allora tante volte sono venuti ragazzi a chiedere aiuto a noi allo sportello per capire come comportarsi, e addirittura anche loro domandandosi se dovevano avvertire i genitori dell'amica, cioè c'è una sensibilità importante che poi va ad agire sull'intera dinamica della classe. Mi premeva, noi parliamo moltissimo di ascolto e sportelli di ascolto, ormai in quasi tutte le scuole c'è lo sportello d'ascolto, però gli sportelli d'ascolto non sono tutti uguali. Quello che io oggi vorrei ragionare un pochettino con voi e proprio farvi capire invece il nostro modello di intendere lo sportello d'ascolto. Noi parliamo, diciamo, lo consideriamo uno sportello d'ascolto un po' psicodinamico. In che senso? Nel senso che noi non accogliamo solo la narrazione che ci porta il ragazzo, no? Accogliamo anche il non verbale, i non detti, la comunicazione quindi esplicita ma anche quella implicita. Cerchiamo di essere tolleranti, è necessario nel nostro lavoro essere persone aperte, quindi ascoltare veramente a 360 gradi e anche capire e cogliere qual è il limite dello sportello, perché come diceva il dottor Bianchi, lo sportello comunque non è uno spazio di psicoterapia, noi non possiamo prendere in psicoterapia un ragazzo, non è il setting, non è la situazione,
Inoltre ci vogliono delle autorizzazioni per affrontare, che vanno oltre l'autorizzazione di accedere ad uno sportello d'ascolto, no? Quindi sono e anche di questo poi ne parleranno in maniera più approfondita sui limiti del setting e dello sportello d'ascolto un'altra collega, quindi vado veloce. E invece mi premeva farvi capire che noi vediamo lo sportello un po' come un ponte che aiuta i ragazzi a compiere un passaggio evolutivo. Noi non chiudiamo, non è che il ragazzo viene allo sportello e ci porta un problema e noi diamo la soluzione, no, non è questo il nostro modo di lavorare, noi ragioniamo con il ragazzo, no? Mi è piaciuta prima la slide che vi ho fatto vedere il dottor Bianchi del ragazzino che diceva non è che lo psicologo ti risolve i problemi, no? Poi lo sforzo lo devo fare io, era un bambino delle medie, io so anche di che scuola perché me lo ricordo bene. Era una scuola media di un quartiere di periferia, perché effettivamente non ci sarebbe una crescita se un ragazzo viene, mi chiede un parere, una soluzione, mi pone un problema, io gli do una soluzione, rimane lì. Invece il nostro obiettivo è che il ragazzo cresca, quindi noi forniamo degli spunti, cerchiamo di aprire una riflessione, proprio una riflessione che gli permetta poi di fare il passaggio, ma che possa essere lui ad arrivare a fare questo passaggio e quindi implichi una sua crescita personale. Cerchiamo quindi di trovare una mediazione che cambi di poco, senza però destrutturare la persona, appunto perché non siamo in un contesto di setting di psicoterapia. Io devo stare molto attenta ad aprire delle cose in un contesto come quello, perché se non le posso richiudere potrebbe essere un grande guaio. Se io destrutturo un ragazzo, faccio cadere i suoi punti fermi, lo mando in crisi e poi io mi ripresento dopo 15 giorni, non è un setting come quello psicoterapeutico che può essere settimanale, bisettimanale, insomma a seconda delle situazioni. Di certo però non posso fare questo lavoro di ricompattare, quindi è molto importante riuscire a capire il limite, i cambiamenti che io posso fare, che io posso proporre, su cui io posso andare a lavorare devono essere piccoli. E soprattutto anche quello che devo ridare al ragazzo, che posso ridare al ragazzo, deve essere qualcosa che per la coscienza del ragazzo sia digeribile, sia affrontabile. Questo è molto importante. Anche il fatto che noi sosteniamo nei ragazzi soprattutto le emozioni, non tanto il pensiero. Questi sono ragazzi già molto spesso, molto intellettualizzati in realtà. Se voi ci parlate, spesso loro hanno, no, botta risposta, vi fanno dei discorsi anche molto ragionati, molto intellettualizzati. Il problema che si sta riscontrando, soprattutto in questi ultimi anni, riguarda proprio quello delle emozioni. Sono ragazzi che purtroppo le emozioni ci sono, nonostante si utilizzano sempre di più mezzi quali i telefonini, Facebook, che in qualche modo le chat, no, anestetizzano, dico io, perché vanno a far sì che i ragazzi non empatizzino con l'altro, non vedono la gioia, non so, io faccio sempre un esempio molto semplice che è quello di quando due ragazzi si fidanzano, diciamo così, no, e poi si lasciano col messaggino. Un conto è se io lascio, no, la persona guardandola negli occhi, vedendo il suo dolore, le sue lacrime, un conto è se io gli mando un messaggino e tutta quella parte non me la vedo, non me la vivo, ok? Quindi e loro tendono a passare attraverso questi mezzi perché è tutto un po' più facile e quindi c'è un po' un congelamento. Tuttavia le emozioni esistono, i ragazzi poi si scontrano con queste emozioni, soprattutto nel contesto scolastico, perché a scuola per fortuna ancora non ci sono i telefonini come strumento, no, ma anzi vengono limitati, cioè i telefonini ci sono chiaramente, però non vengono utilizzati. Per il ragazzo è diciamo il punto di aggregazione principale. Un tempo il pomeriggio i ragazzi uscivano, adesso si mettono sul computer, no, e chattano sul computer, si vedono così da dentro casa, però questo, i genitori sono più tranquilli perché i figli sono a casa. In realtà non lo so se c'è da stare più tranquilli, no? Cambiano le preoccupazioni. Quindi per noi è importante sostenerli nelle emozioni, perché poi i ragazzi si trovano a provare queste emozioni e sanno sempre meno come affrontarle e come gestirle. Allora allo sportello si riesce in qualche modo e si vuole in qualche modo accoglierli e sostenerli. Un'altra peculiarità del nostro modo di ascoltare è che noi ascoltiamo proprio
veramente a tutto tondo, a 360 gradi. In che senso? Che noi non accogliamo allo sportello solo il ragazzo problematico, solo il ragazzo che ha una difficoltà, una perplessità, un dubbio, ma accogliamo anche la creatività dei ragazzi. Questo è stato un punto su cui l'istituto, in particolar modo il dottor Bianchi, hanno sempre puntato molto, perché veramente si vive in un contesto storico un po' buio, un po' pessimistico per questi ragazzi, no? Dove c'è poco ascolto anche in questo senso. I ragazzi non hanno molte prospettive per il futuro. Quindi, come vi accennava già il dottor Bianchi, si è cominciato con la creazione di un sito, di giovani.it, dove i ragazzi possono mandare i loro contributi e ce li possono portare anche allo sportello. Loro sanno che possono venire per portarci poesie, scritti, romanzi, musica, canzoni, tutto ciò che è creatività e che per loro ha un valore, è importante. Vi aiutiamo, possono essere messi in concorso sul sito di regioni.it, appunto corsi di fotografia, anche se sono bravi fotografi possono inviarci le fotografie, veramente vengono accolti su questo aspetto a 360 gradi e vengono anche premiati se fanno dei buoni lavori. Abbiamo i giornalini dalla scuola e Primaria News è un giornalino rivolto ai bambini degli elementari, dalla scuola è rivolto alle medie e alle superiori ed è un giornale a livello nazionale, ci arrivano contributi da tutta Italia e per i ragazzi è una grande soddisfazione vedere il proprio articolo pubblicato, già questo inoltre se lo possono fare individualmente o con l'aiuto dei docenti nelle scuole. Che succede? Che se si mettono d'accordo gli insegnanti a creare una redazione, mandano ad esempio, poi c'è tutto un regolamento ovviamente, mandano un tot di articoli, loro vincono anche un premio per la scuola e questo gratifica. Molti dicono, vabbè, ma i ragazzi vorrebbero vincere il computer per loro, non per la classe, che ha un computer solo per tutta la classe che ha scritto gli articoli. Non è vero, i ragazzi sono molto contenti, si sentono onorati, no? E questo ci fa pensare che anche quell'area egoistica del computer lo voglio io, me lo porto io a casa, non c'è nei ragazzi, c'è proprio la soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo, il fatto di lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo, perché non lavorano individualmente, sono un gruppo, quindi insomma si passa attraverso anche delle attività creative che in qualche modo li aiutano nelle relazioni. Mi premeva fermarmi anche sull'evento di Regioni, dire futuro, questa è per noi una parola chiave, adesso ne parliamo, ma questa in particolare è stata una manifestazione che c'è stata per 3 anni al Palazzo dei Congressi, che ha avuto un grande successo e in cui i ragazzi portavano veramente tutta la loro creatività anche a livello di spettacoli teatrali, musica, potevano esibirsi, veniva dato risalto, ne hanno parlato anche in realtà grandi testate giornalistiche, è stato veramente un evento molto bello ed importante. E poi c'è questa parola appunto, futuro, che per noi è un concetto veramente importante, perché io mi riferisco a un concetto, Pietro Colli Charmé in particolare ha sottolineato questo aspetto, io mi trovo assolutamente in linea con questo pensiero, che parla del dolore depressivo di un ragazzo che non vede possibilità nel futuro. Noi non ci pensiamo mai, però il modello che stiamo passando in questo momento ai ragazzi è che non hanno prospettive, non c'è futuro, non c'è lavoro, non c'è possibilità di raggiungere, di ottenere nulla, e quindi questi ragazzi cosa fanno? Vivono nel qui ed ora, non pensano alle conseguenze delle loro azioni. Perché? Perché non c'è un futuro, quindi non c'è una conseguenza rispetto a quello che io faccio, no? E questo ovviamente li porta anche a mettere in atto comportamenti a volte violenti, a volte molto negativi, e tra l'altro ci può essere un contagio emotivo nel gruppo. È importantissimo che ci sia un gruppo positivo e noi dobbiamo aiutare questi ragazzi a trovare una positività, perché il gruppo positivo, io scrivo, riorganizza la speranza e dà senso al futuro, cioè gli permette in qualche modo di essere positivi e andare oltre, altrimenti un gruppo negativo fa sì che loro si liberino della tensione, della depressione che provano con gesti violenti e trasgressivi. Ed è quello di cui sentiamo molto parlare, anche nelle scuole, questo spesso accade, no? Che i ragazzi diventano
aggressivi, con degli atti di bullismo. Adesso sentiamo queste riprese col telefonino, no? I ragazzi viene detto no, non si fa, no? E i ragazzi mettono su Facebook immagini che non dovrebbero mettere. Perché? Perché non pensano alle conseguenze dell'azione che loro hanno fatto, ci pensa la vittima. Quando si trova poi con la sua immagine presa in giro, denigrata dai compagni, e lì arriva un profondo senso di vergogna, di malessere, di dolore. Quello è il momento in cui si rendono conto che le azioni che si fanno hanno delle conseguenze, a volte anche molto pesanti. Noi abbiamo fatto un questionario sul futuro, mi faceva piacere ridarvi qualche dato, perché secondo me insomma, ci aiuta anche a riflettere, ed è la visione dei ragazzi rispetto al futuro. Il campione è di 2000 ragazzi, quindi un buon numero, con un'età media di 15 anni. E quello su cui secondo me bisogna un attimino fermarsi a riflettere, io sento il mio futuro come ricco di opportunità. Solo il 23% di ragazzi pensa di avere un futuro ricco di opportunità. Ma come? Ma questi sono giovani, devono avere entusiasmo, gioia, idea che, no, che si possano realizzare i propri obiettivi, che c'è possibilità, che si possono perseguire i propri sogni, che si può raggiungere quello che si vuol fare. Ci deve essere entusiasmo. Solo il 23%, è una percentuale bassissima. Il 51%, tutto da costruire. Quindi dice c'è un futuro, ma è tutto da costruire, è duro, sarà pesante, no? Lo vede veramente tanto in salita. Questa è anche l'immagine che gli passiamo noi adulti. Che cosa vorresti conoscere del tuo futuro? Il 61% se realizzerò i miei obiettivi. No, questa è, non la commento perché... Immaginati a 30 anni, questo mi piace molto perché invece ci ridà come poi il ragazzo tutto sommato è positivo, nonostante il lavoro che noi gli facciamo intorno di non c'è futuro, non c'è prospettiva, loro comunque hanno queste risorse positive, noi lì dobbiamo andare, le dobbiamo acchiappare e veramente ridargli, permettergli di lavorarci sopra, di inseguirle, perché il 37% di loro comunque a 30 anni si vede sposato con figli. E sappiamo che oggi, a 30 anni, no, arriva a 40. Okay. Realizzato professionalmente e completamente indipendente, un altro 30%, quindi siamo a un 67% che comunque è positivo, quindi a me questo dato mi piace, no? Allora agganciamoci, aiutiamoli, andiamogli dietro, diamogli questa possibilità. E poi un 26% si vede più realista, no? Vivo all'estero, perché magari all'estero sono riuscito a... Se potessi fare un viaggio nel futuro, chi porteresti con te? Allora, anche questo a me è piaciuto moltissimo, perché nell'epoca delle PlayStation, delle TV, delle chat, delle comunque i ragazzi, e se facciamo la somma siamo intorno ad un 80%, si porterebbero dietro gli amici, il ragazzo, la famiglia, no? Quindi l'area affettiva, l'area delle relazioni. Questo riapre proprio veramente, rimette in discussione anche noi, perché poi pure noi tendiamo a vedere tutto buio, tutto negativo, no? Invece guardate questi ragazzi che forza che ci danno, no? Ci viene proprio da loro. Solo il 2% si porterebbe internet, Xbox, PlayStation. Ah, io mi sono proprio quando penso, proprio sono felice. Allora, quindi questi ragazzi sperano, sognano ancora, l'area affettiva è viva, e questo nonostante i continui segnali di un raffreddamento emotivo. Altro questionario, il TRI, che cos'è il TRI? Anche qui vado veloce perché poi si soffermeranno altre colleghe. È il test delle relazioni interpersonali. Interpersonali, l'abbiamo somministrato a circa 1300 ragazzi. Il 70% si dichiara motivato dagli insegnanti a dare il meglio di sé. Io ho preso queste domande perché si riferivano soprattutto agli insegnanti, che secondo me hanno un ruolo fondamentale. Noi nelle scuole, negli sportelli d'ascolto, siamo veramente alleati, abbiamo proprio bisogno di loro, perché loro sono il primo contatto con i ragazzi. Ci sono degli insegnanti che io dico sono straordinari, poi ce n'è qualcun altro che fatica un po' di più, però per fortuna ci sono questi insegnanti aperti, che sono attenti ai ragazzi e che spesso, credendo anche nello sportello d'ascolto,
ci aiutano, li sostengono e li accompagnano, perché giustamente loro hanno altri strumenti, loro si devono rivolgere alla didattica. Io ricorderò sempre, penso proprio nei primi anni di lavoro, un insegnante che mi disse, mi ringraziò alla fine dell'anno e mi disse proprio con le lacrime agli occhi, sempre in una scuola di periferia molto, molto faticosa, mi disse: io vi ringrazio perché con la vostra presenza ho potuto finalmente rioccuparmi della didattica e non solo dell'emergenza umana. Perché che cosa succede? Spesso adesso vengono richieste degli insegnanti delle competenze che loro non hanno, perché questi ragazzi sono spesso molto in emergenza, hanno bisogno di aiuto e quindi in coscienza forse uno accantona un po' la didattica per sostenerlo anche su altri aspetti, no? Invece in questo modo l'accoglienza del ragazzo c'è sempre, non è che adesso uno fa la didattica e basta, cioè la parte emotiva c'è, però posso delegare anche questo aspetto a qualcun altro con cui poi posso anche collaborare, insomma. Quindi il 70% si dichiara motivato dagli insegnanti a dare il meglio di sé. Pensate che ruolo importante avete per i ragazzi. Arriva dagli insegnanti la motivazione a dare il meglio di sé. Il 55% afferma che l'espressione della loro personalità è influenzata dalla presenza degli insegnanti. Quindi avete un ruolo importante, intervenite nelle situazioni, quando si tratta anche di bullismo eccetera, no, un vostro intervento, anche quel dato il dottor Bianchi non l'ha fatto vedere, però c'è scritto che i ragazzi vogliono che gli insegnanti intervengano, veniva fuori da alcune, dalle percentuali, che lo richiedono proprio l'intervento dell'adulto. Per il 68% è importante essere accettato dagli insegnanti, pensate. È importante essere accettato dagli insegnanti, perché i ragazzi passano moltissimo tempo a scuola, forse passano più tempo con gli insegnanti che con i genitori. Forse. Ragioniamoci su questo. Però, solo il 30% parlerebbe con gli insegnanti delle sue preoccupazioni riguardo al futuro. C'è una ritrosia rispetto a questo. E forse dovremmo stimolarli invece un po', perché noi gli possiamo dare, voi insegnanti potete dare una carica proprio rispetto alle loro potenzialità e alle loro capacità per il futuro, no? Invece di dirgli no, non puoi fare niente, non è di tu hai un futuro in mano, puoi fare quello che vuoi ancora, no? Riuscire a trovare, poi magari conoscendoli uno riesce a capire anche un po' quali sono le sue inclinazioni, il docente, no? Quindi magari può suggerirgli anche rispetto alle sue capacità. Noi però non ascoltiamo appunto solo i ragazzi nel nostro sportello d'ascolto, ma ascoltiamo anche i docenti, i genitori, come vi dicevo prima, i dirigenti, perché spesso questa cosa è sottovalutata. Ci sono dei dirigenti che hanno proprio bisogno, io questo ho molto spesso i contatti con i dirigenti e ho scoperto e capito che a volte loro hanno bisogno che uno va lì e li ascolti. Poi sono in gamba, loro sanno, cioè, tante cose burocratiche, no, chiaramente io non le so, io sono una psicologa, non sono una dirigente, però i dirigenti si trovano a dover gestire tante situazioni davvero difficilissime, spesso in mezzo fra i docenti e i genitori, no, perché anche lì spesso c'è un cortocircuito nella comunicazione. Quante volte gli insegnanti hanno difficoltà a comunicare con i genitori perché magari i genitori arrivano già aggressivi, carichi, e non danno una possibilità al genitore, all'insegnante, quindi l'insegnante parte già difeso e attacca. Insomma, sappiamo che la comunicazione è molto complessa, quindi è necessario saper ascoltare gli insegnanti, perché anche loro hanno bisogno. Io penso che sia uno dei lavori più usuranti e stressanti quello dell'insegnante, perché veramente anche lì non è solo il rapporto con l'alunno in classe, ma ci sono una serie di sistemi che si vanno a intersecare con il loro lavoro che portano un carico importante. Il personale ATA, a me è capitato anche ultimamente proprio in una scuola, mi è capitato anche venerdì scorso, che sia personale a bussare alle porte a chiedermi di poter parlare, no? Di essere ascoltato, sia per lo stress che possono avere nell'ambito scolastico, sia per cose che riguardano il fuori la scuola. Quindi insomma c'è veramente bisogno di un ascolto di tutto il sistema. E poi di ascoltare tutte le istituzioni che ruotano intorno alla scuola, perché intorno alla scuola ci sono le ASL,
ci sono i terapisti, ci sono le associazioni culturali, ci sono i medici, gli infermieri, ci sono tutta una serie di cose che ruotano intorno all'universo scuola. Il sistema scuola non è una cosa piccola lì, no? È un universo, è veramente un universo. E qua mi preme dire che, riprendo il concetto di prima, un gruppo positivo riorganizza la speranza e dà senso al futuro, perché io penso che anche il gruppo scuola, e non parlo solo dei ragazzi, ma il gruppo scuola, quindi dicevo dei dirigenti, dei docenti, eccetera, deve essere un gruppo positivo. Se ci sono le lotte interne fra insegnanti, docenti, psicologi, allora diventa assai difficile. Se invece si è positivi, i ragazzi vivono, percepiscono, sentono questa positività intorno a loro e riescono ad essere più positivi anche loro e uscire un po' da questo canale depressivo che si muove intorno a loro. Quindi clima sereno, aiuto reciproco, dialogo e capacità di ascolto sono proprio le parole chiavi degli sportelli di ascolto e delle attività nella scuola. E anche sono punti di forza dell'equipe che io colgo qua l'occasione per ringraziarla, con cui io personalmente lavoro dal 2005, qualcuno è entrato un po' dopo, qualcuno è presente da allora, perché sicuramente ci consente di lavorare in maniera serena, di essere attenti e soprattutto perché devo dire fanno il loro lavoro, e lo sentirete oggi anche dagli interventi che faranno, veramente con amore e dedizione, ci mettono anima e cuore, e questo secondo me è importantissimo e arriva ai ragazzi. Quindi il successo quando c'è dello sportello d'ascolto, devo dire, noi abbiamo sempre una cosa che funziona molto bene, è anche perché veramente c'è amore e passione in questo lavoro. Mi piaceva così questa immagine che ho trovato su internet, un po' sfocata: la positività pianta l'albero, e la lascio un po' a voi. E vi ringrazio.